controlli questa mattina da parte della Questura di Salerno presso l'ente comunale agropolese. Non si conosce ancora il motivo della presenza dei funzionari del Ministero degli Interni, ma secondo alcune indiscrezioni pare stiano facendo controlli sia nella casa comunale che presso l'azienda Consortile Agropoli Cilento Servizi. Presenti sul posto i consiglieri di opposizione Natalino Consolato Caccamo e Gisella Botticchio. Probabilmente oggi è l'inizio di una risposta dalle autorità inquirenti, perché abbiamo saputo, poi anche per le auto di pattuglia qui parcheggiate, che vi è in corso un'ispezione da parte dei funzionari della Questura, quindi del Ministero dell'Interno, atte a verificare probabilmente questioni che avranno del risvolto probabilmente anche penale. Chiaramente di più non sappiamo né possiamo dire. Finalmente però possiamo dire che portiamo i riflettori delle autorità a porre l'attenzione su quello che accade nel nostro comune, cose che noi da tempo e per tempo, così come ci compete, così come per nostra prerogativa, abbiamo denunciato. Io non conosco il motivo della presenza della Questura qui al comune di Agropoli. Sicuramente ci sarà un motivo, cioè la Questura non è che si fa le passeggiate la mattina a far visita ai comuni, quindi c'è un motivo ben preciso. A me, detto questo, io faccio politica perché voglio fare una premessa, non è che a me fa piacere o batto le mani perché la Questura no. Voglio però ricordare al sindaco quando dice Caccame a Botticchio fanno a gara a chi la spara grossa. Sindaco, non è così, io non ho sparato grossi, io ho parlato della Cilento Servizi dove 57 persone non sono state mai assunte e dove si fanno i concorsi nei paeselli, io glielo ripeto e non so più come dire. E poi è normale, le denunce fatte verbali, le ingiustizie sociali, prima o poi ci sarà pure un riscontro se la giustizia effettivamente esiste. Non è mancata poi una stoccata al sindaco Coppola da parte del consigliere di opposizione Natalino Consolato Caccamo, dopo le ultime notizie riportate dallo stesso riguardo lo stato di salute delle finanze comunali e dopo che la Cassa Depositi e Prestiti nei giorni scorsi non ha concesso il prestito all'ente agropolese. La risposta da parte del CDP arrivò dopo un'attenta valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente. Siamo arrivati al capolinea, questo fu il commento del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Caccamo. Ad oggi la sua opinione non è affatto cambiata. Ad oggi e per 365 giorni l'anno il conto corrente del Comune di Agropoli è a rosso. Al 30 aprile 2019, quindi qualche giorno fa, ho chiesto un estratto conto al ragioniere e parliamo di una cifra che va ben oltre i 7 milioni di euro. Per cui abbiamo un deficit finanziario notevole, straordinario, ai limiti dell'imposizione normativa. È chiaro che perpetrare con questo scoperto bancario significa andare verso un deficit strutturale che impedirà chiaramente il rifiorire di questo paese. Si era chiesto per far fronte a questo deficit un ulteriore prestito alla Cassa Depositi e Prestiti, che però, viste le condizioni economiche e finanziarie del Comune di Agropoli, ha negato e ha rigettato la domanda. Parole dure da parte del consigliere di opposizione Caccamo anche sulla programmazione per la stagione estiva e lo stato attuale delle spiagge in città. Senza soldi non si cantano messe, sottolinea Caccamo, ed è impossibile fare la più banale manutenzione ordinaria, riferendosi a come si presenta oggi la città in vista dell'imminente stagione balneare. Ma anche qua una battuta, senza soldi non si cantano messe. Allora, con un deficit di 7 milioni e mezzo di euro sul conto corrente diventa impossibile appaltare servizi, realizzare opere e probabilmente effettuare anche la più banale manutenzione ordinaria. Quindi in preparazione totale, mancata programmazione per l'ennesima stagione balneare, Agropoli dovrebbe essere la perla, il capofila, dovrebbe dare l'esempio per tutti gli altri comuni del Cilento, in effetti è la pecora nera, laddove ci sono paesi molto più piccoli di Agropoli che hanno un livello di preparazione altissimo. Oggi Agropoli arranca, affanna, ma questo è figlio della politica delle cicale che ho più volte denunciato in Consiglio Comunale.